Io dico semplicemente che abbiamo 7 milioni di cittadini italiani che vivono sotto la soglia di povertà, abbiamo 2 milioni di pensionati che vivono con meno di 500 mila euro al mese, abbiamo 50 mila cittadini italiani senza casa, senza un tetto, e quando vedo che 100 mila presunti profughi, potenziali immigrati clandestini a 35 euro al giorno, 1200 euro al mese è il costo che lo Stato italiano sopporta per poter garantire vitto, alloggio, a volte anche in alberghi a 4 stelle, a 3 stelle, all'immigrato clandestino, credo che questo sia una profonda discriminazione nei confronti del cittadino italiano. I muri si alzano perché si abbassa la tutela dei confini. Noi dobbiamo tornare a tutelare i nostri confini, a proteggere i confini, a proteggere le frontiere, a tutelare gli interessi nazionali. Guardate, nessuno è favorevole al muro o al filo spinato, però dobbiamo chiederci perché tanti stati nazionali, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, cioè nell'esercizio della difesa e della tutela degli interessi del proprio Stato, decidono di alzare il muro. Perché? Perché c'è un fallimento totale delle politiche di gestione dei flussi migratori, tanto a livello nazionale, tanto a livello europeo. Allora, l'Europa che doveva risolvere, l'Europa che doveva risolvere il problema dell'immigrazione l'ha accentuato, allora, col fallimento, ad esempio, della politica dei ricollocamenti. Allora.